questa sera si esibiscono alcune delle classi della scuola secondaria di primo grado Elia Maestri, la media di Taglio di Po. Nella fattispecie il corso C più la seconda B, sono quattro classi. Siamo divisi in due serate, domani sera ci sarà l'altra tranche con le classi che mancano, quindi il corso B più il corso A. E abbiamo fatto questa scelta per la capienza della Sala Europa, quindi il programma sarà comunque il medesimo, suddiviso comunque in due serate diverse. I ragazzi dell'indirizzo musicale si esibiranno nella prima parte e i ragazzi che fanno educazione musicale al mattino con il progetto dell'Ocarina, a me è molto caro come sempre, faranno la seconda parte con brani natalizi per fare gli auguri alle famiglie e ovviamente a loro stessi e comunque a raccogliere i frutti del loro lavoro, come i frutti della terra, del loro orto. Sono dietro di me, qualche così. Sempre nell'orto del plesso scolastico. Ora Elia Maestri, sì. È un altro progetto che noi portiamo avanti con orgoglio, insomma. Quindi è una manifestazione non aperta al pubblico, però comunque aperta alle famiglie dei ragazzi stessi. Insomma, okay? I docenti coinvolti in questo progetto sono i quattro docenti di indirizzo musicale, quindi Guido Ballarin, chitarra, Chiara Parolo, clarinetto, Silvia Camisotti, flauto, e il professor Cannella, di pianoforte. Inoltre sono impegnati anche il professor Mario Marafante, che stasera sarà il fonico in via d'eccezione. Io sono scritto Trollagildo, educazione musicale, e mia moglie Redi Jessica, sempre educazione musicale. Guest star tutti e due voi. Guest star. Complimenti a tutti i docenti, complimenti a questo progetto che vede coinvolto voi ma anche altre scuole nel nostro territorio, e sicuramente da qua verranno fuori i nuovi talenti. Sono sicuro di sì. Grande. E buone feste, buon Natale e tanta serenità a tutti voi per le festività natalizie.